audio su audio la voce di Giulia che racconta Filippo, i legali della famiglia Cecchettin stanno preparando una memoria, all'interno anche le trascrizioni di alcuni audio che potrebbero dare nuovi impulsi alle indagini, atti persecutori secondo gli avvocati. Stai con me, non con le tue amiche, le avrebbe detto Filippo, e poi passi più tempo a casa con i tuoi piuttosto che con me. Filippo sempre più pressante, sempre più morboso, Filippo che non si rassegna alla fine della loro relazione, Filippo che la sera dell'11 novembre, probabilmente dopo l'ennesimo no di Giulia, l'ha colpita ripetutamente, uccidendola. È il quinto giorno di carcere e qui nella casa circondariale di Verona Filippo ha messo piede sabato scorso alle 14.30, è ancora in infermeria insieme a un altro detenuto. La visita di routine, quella psichiatrica, i colloqui con Don Paolo, il cappellano, le richieste, presto esaudite, di avere dei libri da leggere e poi quell'incontro con i genitori chiesto più volte, autorizzato in un giorno in cui non sono previste visite, ma poi sfumato per volontà dei genitori, quella rabbia di alcuni detenuti, raccontata dai loro familiari, lo trattano come un VIP. Giorni in cui si è trovata a quattro occhi con i magistrati di Venezia e diverse volte a colloquio con il suo legale, anche ieri è venuto qui, è stato 3 ore e 20 all'interno del carcere, prima di uscire senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti. E intanto, mentre si attende l'autopsia di domani, per la quale la famiglia Cecchettin ha nominato un proprio consulente, crescono le domande a cui si cercano risposte che potranno arrivare già nelle prossime ore. Come è morta Giulia e quando? Turetta ha infierito sul suo corpo?